Ma ciao, benvenuti in questo nuovo video. Postazione diversa perché sono in salotto, dietro c'è il mio divano, ma perché in camera, raga, non riesco a registrare, fa caldissimo qui, almeno un po' il ventilatore che gira e mi passa un po' d'aria, perché veramente già il fatto che mi sia toccata, non sapete quanto io abbia sudato e spero non dia troppo fastidio per il rumore, ma spero, cioè, veramente, altrimenti non ce l'avrei mai fatta. Stare in un bagno di sudore. Comunque, oggi sono qui per il mio telefono che è sporco, pensavo fosse un muro. Vabbè, sono qui per farvi un haul di Temu. Mi hanno gentilmente contattato e mi hanno chiesto di scegliere dei prodottini. Se non sbaglio sono tipo 128 euro in totale. E vi voglio mostrare un po' cosa. Ciao raga, allora vengo dal futuro di questo video perché volevo dare giusto due informazioni riguardanti Temu. Allora, Temu è un'applicazione che potete scaricare appunto sul vostro telefono e ha dei prezzi super vantaggiosi, soprattutto per le cavolatine o toppettini, quelle cose in cui comunque si vuole spendere poco, è stra vantaggiosa sotto questo punto di vista. In più volevo dirvi che Temu mi ha lasciato un codice sconto da darvi, che vi metterò qui e che troverete anche nel box informazioni, in cui potete usufruire perché avrete un 90% di sconto. Basta mettere il mio codice sconto nelle ricerche, nella ricerca di Temu. E in più, per l'anniversario di Temu, avrete anche un buono da 100 euro, appunto, da spendere sul sito. Quindi ecco, spero di esservi stata utile, spero che vi faccia piacere. Io comunque vi lascio il video, vi faccio vedere le cose che ho comprato in modo da darvi anche ispirazione. Vi mando un grosso bacio e vi lascio il video. Ciao ciao! Vi faccio vedere subito la quella un po' più bella, anche quella un po' più gustosa, ovvero lui. E cos'è lui? L'ispirazione al Dyson. Vi faccio vedere. Allora, questa è la base del phon, ok? Qui sotto ci sono le varie gradazioni, nel senso tipo off-on più forte o meno forte. E qui praticamente si mettono le varie testine, quindi voi abbassate questa parte e inserite in questo modo la testina. In questo caso abbiamo la spazzola, vi faccio vedere tutte e cinque. Poi abbiamo lui proprio da usare come phon, che si aggancia sempre nello stesso identico modo. Ok. Poi abbiamo la spazzola, quella rotonda, insomma. Questa magari se avete le curtain bangs è molto molto utile. E poi abbiamo i due, diciamo, che interessavano a me, ovvero loro due, per fare i capelli mossi. Allora, io questi capelli oggi li ho fatti con loro. Devo dire che questo lato mi piace molto come è uscito. Questo è uscito un po' peggio, ma devo ancora prenderci la mano la prima volta che lo uso. E soprattutto non sono capelli lavati, che ho lavato, asciugato con lui e poi ho usato loro. Erano già lavati da mercoledì, oggi venerdì, semplicemente volevo provarlo e quindi ecco, vedete questo lato è uscito abbastanza bene, sono molto soddisfatta. Questo lato non molto. C'è da dire che sui capelli lunghi come i miei, perché ora sono direi abbastanza lunghi, questi sono un po' corti, ok? Però se avete già una lunghezza, cioè, se arrivate qua, secondo me già va bene. Non fanno su di me un mosso troppo definito, per fortuna, perché non mi piace l'effetto del mosso troppo definito. Io comunque ho piastrato le punte e un po' la radice, perché odio vedere, cioè non mi piacciono i capelli troppo mossi, mi piacciono molto naturali, tipo questa parte. E questa è ecco, un po' troppo, dovrò ripassarli dopo prima di uscire, vabbè. Però devo dire molto 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 carini. Ditemi se volete un video in cui lo mostro, lo provo. E appunto il cono uno gira verso destra, uno gira verso sinistra e praticamente i capelli quando lo fate, cioè si attaccano da soli, quindi questa è una cosa molto carina. E in più ce n'è anche il guantino.
veramente molto bello e costa tipo 50 euro più o meno, secondo me ci sta. Se non sapete come fare i capelli, come acconciarli, è molto 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 comodo, questo poco è sicuro. Passiamo alle altre cose. Questo a caso, ho già aperto tutto, ma questo a caso. Allora, prima di tutto lui, che io avevo già comprato una volta, ma non lo trovo più e mi serve assolutamente, perché devo pulire i denti anche per me, infatti questo weekend sicuramente lo uso. Ed è un è in silicone e serve per pulire i pennelli. Praticamente voi mettete qua il pennello con il sapone, con lo shampoo, con qualsiasi cosa per pulire i pennelli, lo passate qui sopra e è molto 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 più comodo che stare a pulirli a mano, sinceramente. Lui, raga, è stata una svolta e vi giuro che non ci avrei mai pensato mai, tipo la svolta, c'è stata la svolta mentre mi toccavo, vi giuro. Che cos'è? Allora, si mette al collo, ok? In questo modo, voi lo accendete da qui, vedete qua c'è scritto 1 e può arrivare fino a 5 e semplicemente fa uscire l'aria da qui, quindi mi arriva tutta l'aria in faccia e vi assicuro che mentre mi truccavo era stato molto molto comodo per non farmi sudare un botto e vi giuro la svolta, cioè avrei voluto averlo veramente tutta estate. E però vabbè, lo userò finché avrò veramente caldo, ma oggi è stato veramente pazzesco. Poi ho preso una borsa, ebbene sì. Allora, non è molto il mio stile, nel senso che ho un colore che non ho, però appunto volevo un colore diverso e secondo me è molto molto carina in autunno, soprattutto è questo color senape, lo definirei. È a tracolla e non è regolabile, però è molto carina, cioè così grandezza come me che ci sta, vedete, cioè comoda, non ha tasca all'interno, dentro ha anche la zip, la chiudete così. Secondo me, cioè non mi ricordo quanto costa, ma veramente proprio è carinissima. Calcolatela veramente in autunno, secondo me spacca questa. Vi vedrete insomma su TikTok magari con degli outfit. Poi io vi faccio vedere un po' a caso pescando. Ho preso un costume perché mi piaceva tanto la fantasia e è questa fantasia a fiori. Vi faccio vedere. È un triangolino, ho preso una S io, dentro ho i pesciolini se vi interessa, ecco, potete rimuoverli. Ed è bianco con questi, tutti questi fiorellini, devo dire molto 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 carino. Sotto la mutanda è una mutanda classica con i laccetti. L'unica pecca, questa mi sta un po' larga, cioè sarà che io non sono abituata a usare le mutande così, sono abituata a usarle un po' più brasiliana e questa è più mutanda classica, se riesco a farvela vedere magari, cioè, ok, vedete dietro. Devo ancora provarlo bene questo, però è molto bello, cioè come fantasia mi piace molto, quindi ve lo consiglio comunque. Poi andiamo avanti. Allora, andiamo avanti con questo kit per i capelli. Allora, c'è dentro questo qui che si mette all'interno l'acqua, e semplicemente l'acqua per spruzzare i capelli, magari se dovete fare qualche acconciatura, ma io l'ho preso principalmente per loro perché non ho, non avevo dei pezzini adatti per quando si fanno le acconciature ingellate e quindi volevo principalmente lui, appunto, che quando fate i capelli col gel vi spiana veramente bene indietro. C'è anche un pettine così e poi c'è anche questo qui che sembra uno spazzolino ancora per più, soprattutto questi qua che metto, torno sempre avanti, carino, utile come set secondo me da avere. Oh, vi faccio vedere, questa è la scatola di lui che si può caricare, quindi non servono batterie, si ricarica. Poi ho preso questa sveglia, è
eccola qui, questa non riesco a farvela vedere perché devo andare a comprare la batteria, perché come vedete qui ha batteria ed è un po' abbastanza lunga, però è una sveglia carinissima secondo me, perché ha lo specchio, poi qua vi esce l'ora e poi ci sono varie funzioni tipo allarme, light snooze, down up, quindi sono curiosa di vederla. Vi faccio vedere un po' com'è da qui. Ok, e però non l'ho ancora potuto provare perché appunto devo andare a comprare la batteria che non ho. Poi che altro abbiamo? Allora, ho qualcosa di abbigliamento che vi faccio vedere ora, però volevo prima finire gli accessori. Ok, allora sì, vi faccio vedere l'ultimo accessorio, poi vi mostro di abbigliamento. Ho comprato dei pennelli, perché pennelli per il make-up non sono mai abbastanza. Su questo siamo d'accordo tutti. E questi sono carinissimi perché sono tipo lilla, viola lilla, stupenda. Ne abbiamo un po' per gli occhi e alcuni anche, tipo questo per fare l'eyeliner sfumato, carinissimo. E alcuni per il viso, di varie dimensioni. Allora, non sono i pennelli più belli che io abbia mai visto, raga, ma ci sta, costano veramente poco, tipo questo qualche pelo che esce fuori, però insomma sono un po' una qualità bassa e su questo non lo nego, però insomma soprattutto se si ha dei prime armi secondo me sono anche sono anche utili, quindi ci stanno. E appunto questi pennelli viso e occhi. Finiamo con i quattro capi di abbigliamento che ho preso. Allora, partiamo con quello che mi piace un po' meno indossato, ma per un problema mio, e ve li faccio vedere anche indossati, da indossati capirete anche voi. Allora, è questo top, crop top, che si in realtà mette così intrecciato, ok? Quindi, cioè, quando lo mettete, dovete metterlo intrecciato, non so come spiegarvi, ma tanto lo vedrete. L'unica pecca è che non avendo seno su di me mi sta largo. Quest'altro top, allora, di per sé è molto bello. Ha due piccoli difetti, ovvero che qui mi sta, come vedete, leggermente largo perché io non ho, ripeto, seno. E due, un pochettino mi stringe qua sul collo, quindi non so, magari c'è un altro modo per metterlo, non lo so. Però ecco, sì, qui mi sta decisamente troppo largo su di me. Ma avevo il dubbio. Purtroppo non avendo seno, però in realtà è molto carino, quindi o trovo il modo, perché se lo tengo abbastanza giù qua non mi sta largo e è leggermente stretto, però è molto carino. Devo capirlo, questo devo capirlo. Vedo anche una gonna e questo secondo me è il mio pezzo preferito tra tutti perché è fatta veramente molto molto bene. È una di queste gonne che ha la fascia e poi scende così, semplicissima veramente, ma una di quelle cose che quando non hai voglia di mettere nulla di stretto, quando non sai cosa metterti, metti lei perché è bella ed è comoda, veramente stupenda, mi piace un sacco. Allora, vi faccio vedere le cose indossate. Partiamo dalla gonna che mi piace un sacco, è bellissima, è stracomoda, bianca, però non è trasparente, comunque la metterei con una mutanda color carne, perché magari qualcosa si può notare, però è super bella. E poi gli ultimi due sono i due top. Allora, il primo è lui, che è un semplicissimo top a fascia, ma di questo rosa bellissimo, mi piace un sacco. Come vedete è semplice, arriva più o meno all'ombelico e dietro così, non ha niente di che, ma è il colore che fa tutto, perché è un rosa veramente molto 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 bello. Cioè, a me piace tantissimo questa punta di rosa, anche qua con l'abbronzatura, stupendo. Questo ve lo straconsiglio perché poi il prezzo è veramente basso, tantissimo. E anche il top a fascia, allora io l'ho messo con un reggiseno a fascia, che non amo, perché io non amo i reggiseni. Magari qui posso anche riprendermi io, ok? Però, vabbè,
per forza, perché altrimenti non saprei cos'altro metterci. L'unico che ho è questo qui, che è un po' tanto imbottito per i miei gusti, cioè nei miei gusti. Ora io, calcolate che non metto mai il reggiseno, però vabbè, è carino. Tra l'altro mi piacciono anche insieme abbinati. Un topo fascia semplicissimo arriva a questa altezza, comunque un bel dico, quindi è anche, non è proprio crop crop, e lo trovo stracarino. Poi la brodatura sta molto bene, bellissimo. E poi infine c'è lui, che io ho già in nero, e io lui amo anche quel colore. Ho usato un po' con qualche colore, ma secondo me in estate ci sta, almeno in estate, usare un po' quei colori. Questo verde bellissimo, la punta di verde veramente veramente bella. Come vedete anche questo arriva un po' più giù dell'ombelico in realtà, cioè copre quasi tutta la pancia, ma solo quella, perché poi dietro è aperto, completamente aperto. In realtà io ho fatto due lacci, ma sono quattro, quindi si possono fare anche quattro lacci e rimane così la schiena aperta. Questo secondo me è molto bello con un paio di jeans. Cioè, a me piace così. Questo top invece già ce l'ho in nero e lo amo, e ho deciso di prenderlo anche di questo verde, bellissimo, molto particolare. Allora, vabbè, non sta bene, per niente bene con questa gonna, secondo me, perché arriva abbastanza lungo, anche se dietro ha la schiena scoperta. In realtà io ho fatto due lacci perché sono qua da sola per comodità, però in realtà questi sono separati, quindi sarebbero quattro lacci, poi vedete un po' voi. E vabbè, magari adesso lo metto all'interno della gonna, volendo, così potete metterlo anche dentro. È super carino, secondo me, questo verde è veramente veramente bello, mi piace. E questo era tutto, abbiamo usato tutto il mio shopping che Temu ha deciso di regalarmi, e spero che il video vi sia piaciuto. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!